Carissimi amici, nel dirvi buona settimana in questa domenica di Pentecoste, ho nel cuore la grande gioia della celebrazione di questa mattina e di ieri sera. Nella nostra comunità, guardando i volti delle persone, ho percepito tanta gioia, desiderio di incontro con il Signore e con i fratelli. Una comunità viva, grazie. Nella domenica della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e su Maria, in questa festa, ci chiediamo: Spirito Santo, vieni in mezzo a noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. E tante volte ci chiediamo: dove sei, o Spirito Santo? La terza persona della Santissima Trinità, a volte facciamo fatica di accoglierla nella nostra vita. Ci sono, nonostante questo, alcuni segni concreti che dicono alla comunità e alla persona: lo Spirito Santo è in mezzo a noi. L'unità. Lo Spirito Santo unisce la sua Chiesa. Pensate, cari amici, nella nostra comunità, tantissime persone di tante età, con progetti diversi di vita, con tanti pensieri diversi, e nonostante questo preghiamo insieme e lodiamo Dio. Come mai così tanta gioia? Semplicemente perché uniti dallo stesso battesimo. È impossibile che in tanta armonia, tanta unione, non ci sia lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è presente in mezzo a noi attraverso i carismi che suscita in tante persone. Pensate ai santi, Santa Teresina del Gesù Bambino, che diventa dottore della Chiesa nonostante non lascia le quattro mura del monastero. Pensate a San Filippo Neri, che in una situazione difficile con i giovani li porta verso Dio, verso l'amore, verso la pace. Pensate a un fondatore di un movimento cattolico, Chicco, in Spagna, che raccoglie persone che avevano bisogno, soprattutto spirituale, e li fa diventare un'unica cosa. E ad un certo momento, quando li incontra ogni anno, chiede: si alzino in piedi i giovani che vogliono diventare seminaristi. E intorno a 300 giovani che si alzano in quel momento e prendono la decisione. Si alzino tutte le ragazze che vogliono diventare suore, e alcune centinaia si alzano. Come è possibile se non con la presenza dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo è presente realmente in mezzo a noi. Pensate quando lo Spirito Santo è disceso sui cardinali, quando è stato eletto il Papa Francesco. Pensate quanta unione tra i papi degli ultimi secoli. E pensate quanto bisogno aveva la Chiesa di ricevere il Papa Francesco, così vicino alla gente, con un cuore così grande, con le braccia aperte, quelle braccia della misericordia di Dio. Carissimi amici, non possiamo non dire: lo Spirito Santo è presente realmente in mezzo a noi. Carissimi amici, vi auguro di cuore non solo una buona domenica, ma una buona settimana, con il cuore pieno di quella presenza dello Spirito Santo.